Come ti chiami? Daniela. Silvia Marras. Suor Maria Rosa Orlando. Chiara Miretti. Che materie insegni? Religione e poi anche italiano e un pezzettino di latino. Diritto e economia politica e diritto e economia dello sport. Italiano, matematica, storia, geografia, scienze e religione. Insegno spagnolo alle medie. Da quanti anni insegni? In totale sono 13 anni che insegno. Qui all'istituto 15 anni. Ho fatto 12 anni di insegnante di religione nella scuola statale e 3 anni supplente. Una trentina. Dall'anno scorso. Da quanto tempo sei all'Immacolata? Ci sono stata 22 anni, poi ho staccato 7 anni, sono andata ad aprire una comunità insieme alle mie consorelle Corato di Bari, poi sono ritornata qui e adesso sono da 3 anni qui. Al 2007, quindi 11 anni. 15 anni, da una vita, perché io ho fatto qui la scuola media, poi ho fatto il liceo e poi mi sono ritrovata qua a insegnare. Perché hai scelto di insegnare? È una passione che ho fin da piccola. I miei giochi preferiti da piccola erano proprio prendere un quaderno e far finta di avere allievi e insegnare. Sin da quando ero bambina, uno dei miei giochi preferiti era aspettare i miei genitori che, quando tornavano a casa dal lavoro, con la mia lavagnetta, raccontavo loro tutto quello che io avevo imparato durante la giornata a scuola. Ma in realtà non è stata una scelta, nel senso che è stata proprio un'occasione. Sto facendo quello per cui mi sento creata. Che studi hai fatto? Ho studiato lingua e letteratura straniera all'Università di Torino e sono laureata in giapponese e spagnolo. Ho fatto il liceo linguistico e poi ho fatto l'Università di Economia magistrale a Torino. Le magistrali e poi ho fatto quasi finito la laurea in pedagogia, ma mi mancavano 3 esami purtroppo. Qual era da ragazzo la tua materia preferita? Latino e greco, penso. Francese? Sicuramente letteratura, ma anche storia dell'arte. Filosofia perché sviluppa tantissimo il pensiero, quindi a me piaceva ragionare, vedere come gli autori ragionavano, capire il significato della vita. Quale materia invece non ti piaceva? Chimica. Forse storia era quella che mi piaceva un po' di meno. Fisica, ma perché specialmente da noi al classico? Non digerivo tanto matematica, chimica, fisica. Cos'è il cooperative learning? Il cooperative learning è un nuovo modo di pensare la lezione in classe, in cui sono i ragazzi i veri protagonisti, sono loro che si sostengono e si aiutano vicendevolmente a scoprire anche le regole grammaticali, nel mio caso dello spagnolo. È un nuovo modo di insegnare. All'inizio difficile, adesso sta prendendo piede, piace anche molto ai bambini e praticamente si fanno delle lezioni un po' capovolte, per cui invece di spiegare prima si chiede ai bambini sull'argomento e poi i bambini stessi a coppie o a gruppi di 3 lavorano sull'argomento che è stato spiegato. Io lo vedo proprio come un lavorare insieme, cercare di essere cooperativi al massimo, cooperatività anche tra noi docenti per raggiungere il massimo obiettivo. Facilitare i ragazzi nel rapportarsi a vicenda. Questo l'ho trovato estremamente positivo. Il tuo cartone animato preferito? La Sirenetta. Forse ho sempre sognato di essere una sirenetta. E lo Spank, Doraemon. E non citare l'incantevole Crimi pare brutto, insomma. Visto che seguo anche molti bimbi piccoli, Peppa Pig e i Barba Papà. La spada nella roccia? Cos'è per te l'insegnamento? Cercare di trasmettere il gusto dell'imparare e dell'imparare una determinata disciplina. Per me è stata una scoperta, per me è proprio un dare e avere, è proprio bello per questo, perché poi se i ragazzi si riescono a conquistare e loro hanno fiducia in te, ti danno veramente tantissimo. E l'insegnamento è una missione sicuramente, e non si può essere insegnanti solo per fare un lavoro, bisogna essere insegnanti perché uno ci crede e crede soprattutto che questi piccoli, questi ragazzi siano il futuro del nostro mondo.
L'opportunità di condividere con i miei studenti la mia passione per le lingue. Anche l'opportunità di accompagnarli ad apprendere in modo anche divertente e curioso l'importanza di conoscere le altre culture. Una tua passione? Oltre alla scuola, i bambini, sicuramente. Beh, la musica, senz'altro. E la fotografia? Una mia passione è leggere. Quali qualità deve avere un insegnante? Per essere un buon insegnante, secondo me, bisogna prima di tutto amare i bambini. Sicuramente questa è la cosa principale. E poi avere voglia di mettersi in gioco tutti i giorni. Cioè, non è mai scontato l'insegnamento. Ogni giorno sbagli, devi riprendere, ricominciare. Quindi avere proprio voglia di mettersi tutti i giorni in gioco. Deve essere disponibile, ma allo stesso tempo deve essere anche un po' rigido. Cercare di, appunto, conquistarli, ma allo stesso tempo far capire loro che si è sempre una figura, non dico autoritaria, ma comunque una figura da rispettare. Capacità di mettersi in discussione e rendersi sempre conto che non abbiamo la soluzione in tasca. In realtà un insegnante deve avere tanti superpoteri. Cosa miglioreresti all'interno della scuola? Cercherei di migliorare le relazioni tra i docenti, tra le suore e i docenti. Forse l'unica cosa che migliorerei sono, sì, l'aspetto forse delle aule. Assolutamente, mi piacerebbe tanto che tutti i ragazzi non studiassero solo due lingue straniere, ma tre. Forse, ecco, quello che mi piacerebbe di più è avere più tempo per chiacchierare con i colleghi, sia della primaria che della secondaria. Un tuo hobby? Mi piace tantissimo coltivare fiori, casa mia sembra una serra. Ritorniamo sulla musica, suono anche oltre che ascoltarmi. Pianoforte serio, chitarra alla sbrulà. Mi piace fare cose un po' creative, manuali. Allora, mi piace ricamare e mi piace anche andare in oratorio e stare sempre con i bambini. Cos'è l'IMI School Lab? L'IMI School Lab è un percorso degli 8 anni che comincia nella scuola primaria con la prima elementare e finisce, tra virgolette, perché poi non finisce in realtà, con la secondaria, quindi in quella che viene chiamata terza media. Ed è un percorso didattico dove appunto si sviluppano degli argomenti e dove c'è una continuità anche di metodo educativo e di trasmissione dei valori. L'IMI School Lab è stata per noi insegnanti una bella sfida perché ci ha accompagnato a ripensare tutta la nostra didattica basandola sul cooperative learning e sul service learning. Sono tutta una serie di iniziative nuove che forse permettono di far vivere ai ragazzi cose diverse dalla scuola e quindi sicuramente un valore aggiunto a tutti gli effetti. È un progetto che hanno portato avanti, che stanno portando avanti i miei colleghi nelle medie. Il tuo cantante preferito? Continuo ad ascoltare tutt'oggi Guns N' Roses. E qui scateno le ire Amedeo Minghi. E i Beatles, i Queen, ecco. Non lo so, in questo momento ascolto veramente un po' di tutto, quindi non ho proprio un cantante preferito, devo essere sincera. Com'è l'atmosfera in questa scuola? Come in tutti i posti di lavoro, a volte ci sono piccole tensioni perché è naturale, siamo tanti. Comunque qui vedo un'aria comunque di familiarità. Bella, familiare. Devo dire che veramente vai a lavorare col sorriso. Per assurdo, anche solo una persona in portineria che ti saluta col sorriso, già parti con un altro spirito. Buona, 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 ci vogliamo bene, ci accettiamo per quello che siamo. Sembra di essere in una famiglia, in una grande famiglia. E quando ti svegli la mattina e dici, che bello, vado a lavorare. Un tuo gesto ricorrente? Quando non andavano tanto bene, anziché rema, facevo solo questo. Quando mi arrabbio, e loro lo sanno, io dico Santa Polenta! E ridono. Li saluto dicendo Hola chicos! Convincimi a studiare la tua materia. Sicuramente studiare questa materia è un modo per tenersi sempre aggiornati, capire quelli che sono i tuoi diritti, le tue libertà, può essere un modo per capire come comportarsi in certe circostanze, capire anche che a una certa età effettivamente
Bisogna essere consapevoli delle conseguenze dei propri atti perché si va incontro a delle responsabilità, questo potrebbe essere anche interessante. Il latino, come tante altre discipline, non serve e merita la spesa certe volte metterci fatica per riuscire a capire che cosa volevano dire gli antichi un Catullo quando parla di amore. Io di solito suggerisco ai ragazzi innanzitutto, ma poi anche ai genitori, di farsi questa semplice domanda: perché vorrei studiare spagnolo piuttosto che francese? La lezione deve essere una cosa che, dove i ragazzi prima di tutto si divertano e sappiano che comunque si lavora, ma imparare e imparare per il loro bene, non certamente per portare a casa un voto o per avere un giudizio finale, ma perché questo gli servirà nella vita. Ciao! Ciao e vi aspetto qui alla Scuola Immacolata. Adios, hasta siempre!